Di quante volte mia figlia è tornata da scuola alla Scotti, fradicia, perché comunque non standoci il marciapiede era costretta a camminare nell'acqua e in più le macchine che passavano la schizzavano, questa era un'indecenza. L'anno scorso è stata investita perché non c'era il marciapiede. Allora io ho altri 3 figli da mandare alla scuola media. Questo marciapiede è una benedizione perché è una protezione, una sicurezza per noi genitori. Almeno da un lato. Andrebbe bene anche dall'altro, dipende da quello che vogliono fare perché non sappiamo cosa vogliono fare. La questione è, adesso che abbiamo il marciapiede si deve decidere cosa vogliono fare con questa strada, se ci sono le misure, però coprirlo come hanno fatto adesso con l'asfalto è comunque un danno. Coprire la fluviale, coprire la fluviale. Questo vogliono coprire la fluviale qua. No, l'abbiamo fatto togliere noi. Ci abbiamo le fotografie, abbiamo fotografato qua com'era tutto com'è. Questo è sperpero di denaro pubblico questo. Certo. Velocità, è un problema per tutte le strade. Però mi pare di capire che la cassetta, quella lì, è stata sabato notte, c'è stato un incidente. Una macchina, guarda i pezzi dove sono arrivati, chi li ha levati da qua? Stanno ancora là. Guarda, i pezzi sono arrivati da questo lato qua della strada, stanno qui e stanno ancora lì. Cos'è la cassetta Enel? La cassetta della Telecom. Siamo stati per 3 giorni senza qualcuno da Fulvio, sarebbe stato preso in pieno dalla macchina che scendeva. La velocità è un problema che ce l'abbiamo. Ma insomma tutti. Qui la mancanza di progettualità sta creando anche diciamo una lite. Sì, perché ecco, un giorno uno si sveglia e decide determinate cose. Dico lite anche fra le popolazioni di via Leonardo Mazzella e via Michele Mazzella, ma non no? Sono, ma non sono, non è la lite, non è la lite. Comunque incomprensione. Sì, noi li capiamo, non la loro realtà, noi viviamo la nostra. Non è e diciamo la nostra.